Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio della mia serie di Minecraftita. Oggi cosa andremo a fare? Andremo a mettere qui le colonne di lava intorno al portale del Nether, dato che l'altra volta avevo fallito a farlo. Lo faremo usando i glass panel, che è il modo migliore e anche più giusto per fare questo genere di cose. Dopodiché, con il quarzo che l'altra volta avevamo raccattato nel Nether, finalmente potremo fare la nostra prima farm automatica. Ma iniziamo, come vedete ho qui tanti bei pannelli di vetro, li mettiamo tutti intorno a queste colonne immaginarie che volevo creare con la lava, dopodiché facciamo cascare la lava al loro interno. Ecco qua, questa più o meno è la costruzione di base, la portiamo tutta giù sino a terra, dopodiché facciamo scendere la lava al suo interno. L'unica cosa, io spero che non dia fastidio qui che resta aperto, dato che ci sono le scale. Le scale mi piacciono un sacco, quindi non voglio toglierle. Speriamo in bene. Allora, adesso facciamo scendere la prima colata di lava. Vediamo se funziona, dopodiché voglio provare un altro tipo di design. Perché così, sì, è bello, ma... Quindi andiamo a raccattare un po' di lava giù in caverna, dopodiché magari faccio un paio di test per vedere cosa mi piace di più. Allora, questo è come viene con il vetro chiaro. Adesso proviamo con il vetro scuro, poi provo un altro paio di design. Insomma, faccio un po' di tentativi, vedo quello che viene fuori. Noi ci vediamo tra circa una mezz'oretta, penso. Allora, adesso che è notte voglio approfittare per farvi vedere il design che mi è venuto in mente. Maledetti zombie. Uno non può neanche stare un attimo a parlare che subito ti attaccano. Ammazziamo un po' di questi maledetti e torniamo a noi. Dicevo, questo è il design che mi è venuto in mente alla fine, carino, con poco vetro nero che contorna le colonne di lava, che comunque sono lasciate parecchio libere, quindi mi piace, sono soddisfatto. E poi devo dire che al buio con la lava fa un grande effetto. Adesso, prima che qualche creeper decida di fare esplodere tutto il mio duro lavoro, vado a dormire e poi continuo perché devo fare ancora le due colonne posteriori, dopodiché saremo pronti e il nostro portale sarà completato. Questa, per farvi rendere conto, è la vista di giorno, invece a me sembra una gran figata. Poi boh, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, insomma. Allora, come ultimo ritocco però, ho pensato che in cima non voglio più tenere i blocchi di quarzo lavorato, anche se sapete che è un materiale che adoro. Ma mi sono creato un po' di questi mattoni del Nether e voglio provare a metterci questi sopra. Allora, questo è il risultato. Possiamo scegliere o il blocco singolo o l'insieme di blocchi. Però sinceramente questo, boh, mi pare troppo un fungo. Non lo so, mi piace più il blocco singolo, quindi direi che aggiudicato blocco singolo. Comunque ragazzi, non so se vi ho fatto vedere il mio nuovo arco che shotta come pochi veramente. Ecco, però ho finito le frecce. Non ho mai frecce, ho un arco potentissimo ma non ho mai frecce, quindi andiamo a dormire. Comunque adesso vi faccio vedere che incantamenti che c'ha sopra, perché è veramente una bestia. What the fuck? Potenza 5, indistruttibilità 3. Hello from the other side. I must have called it. L'avete visto anche voi che ero dentro casa, vero? Con la porta chiusa. Cosa cazzo è successo? Oltretutto mezzo cuore, ma vabbè. Non so che dire. Tutto fuori dai chest. Ho rimesso a posto tutto, 10 minuti buttati così, non si sa perché oltretutto. È questo che mi fa infuriare a volte di questo gioco. Comunque, ce la faremo a finire questo benedetto portale, anche perché devo ancora costruire la farm e mi sono già stancato di giocare. Perché
quando fa così veramente ti passa anche la voglia dopo un po', eh? No, cos'è successo? Ho sbagliato, no. Io penso che sia proprio il momento di smettere di giocare per un pochettino, eh. Perché qua se no non la raccontiamo, eh. Guardate che casino. Mappa. Al tramonto comunque è proprio una figata, eh. Mi piace le scelte fatte, mi piace come abbiamo costruito. Sono contento. Mettiamo quest'ultimo secchio di lava. Figata. Adesso io volevo fargli anche un tettino, però. Un tettino di legno. Sono un po' combattuto, anche perché mi ha preso veramente già fin troppo tempo costruirlo. E poi, vedendolo così, non so se potrebbe stare bene un tetto di legno chiaro oppure no. Quindi magari lo facciamo un'altra volta. Fatemi sapere anche se avete un'opinione qui sotto nei commenti, che magari, insomma, se me lo dite voi di farlo, lo faccio. Comunque, adesso andiamo di nuovo a dormire prima che un altro creeper ci faccia esplodere. Eccolo lì il bastardo, guardate come mi sta aspettando. Io penso che prima o poi dovremmo tappezzare tutto di torce qua, eh. Però sarà una delle prossime cose che farò, promesso. Adesso lo ammazziamo questo maledetto, perché mi sono stancato di avere i creeper intorno a casa. L'enderman invece lo lasciamo stare volentieri prima che ci uccida in un colpo solo. E adesso passiamo alla vera costruzione della puntata di oggi, e cioè la farm automatica di policotti. Allora, dovremmo esserci, dovrei avere tutto, spero. Stavo pensando di fare la farm qui a fianco a casa, perché deve essere comunque un posto molto comodo da raggiungere, molto vicino. Ci vuole veramente poco spazio per fare questa piccola farm automatica, perché è un 6x3 mi sembra, quindi qua andrà benissimo. Allora, cominciamo piazzando due chest qua. Nelle chest chiaramente finiranno i policotti. Adesso facciamo tutto il contorno. Io ho deciso di usare i blocchi di quarzo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mentre di qua lo facciamo partire da questo punto. Ok. Voglio usare il quarzo perché è bianco. Ricorda un po' il colore delle uova, dei polli, insomma. Poi qui dietro, chiaramente premendo shift, piazziamo la tramoggia. Uno slab sopra e un blocco dietro su cui poggiare il distributore. Ecco qua, andiamo a dormire perché si fa notte sempre più spesso in questo mondo di Minecraft, eh? Allora, lo slab qua davanti ho deciso di farlo poi di quarzo, anche perché qua ci metteremo poi davanti il vetro per rendere tutto un po' visibile, un po' più carino. Andiamo a chiudere qua dietro. Qui invece il quarzo non lo sprechiamo perché tanto non si vedrà, e quindi occhio non vede, cuore non duole. E cominciamo con il nostro circuito. Allora, il comparatore va così. I repeater vanno uno così e uno cosà, in quest'altra direzione. Poi mettiamo tutta la redstone intorno e piazziamo anche dei blocchi qua a fianco al distributore. Sta cominciando a prendere vita, eh. Adesso l'altra tramoggia va sopra il distributore perché da qua i polli vivi faranno cadere le uova che poi verranno sparate e daranno origine ai nostri pulcini che poi purtroppo bruceranno e diventeranno dei bei polletti cotti per noi. Chiudiamo qua tutto con il vetro, tiriamo su tutti i lati. Qui adesso possiamo ricominciare a usare il nostro bel quarzo. E adesso non ho un secchio di lava. Ah, quante volte sono andato in caverna a prendere la lava oggi? Ho perso il conto, veramente. La lava va piazzata su questo blocco di vetro qua, così che scenda, ma lo slab dia lo spazio ai polletti piccoli di nascere e poi, una volta diventano grandi, anche morire. Chiudiamo qua dove staranno i nostri polli, copriamo la lava perché non vogliamo che i progenitori muoiano. E io ho finito il quarzo e non ne ho più, chiaramente. Vabbè, mettiamo anche degli slab per far sì che i nostri polletti non evadano. E
e poi chiudiamo il tutto con una bella botola, così siamo ancora più sicuri. Adesso andiamo a dormire per l'ultima volta, dopodiché concludiamo l'episodio perché siamo andati fin troppo lunghi. Allora, eccoci di nuovo qua e è vero, non avevo contato una cosa. Io i polli ancora non li ho trovati e quindi non ho neanche le uova da sparare dentro quella maledetta botola per far nascere i pulcini che poi daranno vita alla nostra colonia di polli che dovranno essere cotti. Quindi, non potremo testare la farm in questo episodio, so già che funziona perché l'hanno fatta praticamente tutti. Sono contento comunque di averla praticamente completata, va chiusa dietro, dovrò andare a farmare un altro po' di quarzo nel Nether, ma lo farò off camera. Io vi ringrazio per aver visto l'episodio sino a fine, vi invito a lasciare like, a commentare e condividere se vi è piaciuto, soprattutto iscrivetevi se volete continuare a seguire la serie e niente, vi saluto, bella! The Hypnotoad. Iscrivetevi! Non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi!